ammontante a circa 120 milioni di euro, relativo a un noto imprenditore marsalese. Ribadisco quello che ho già detto, da un punto di vista mediatico e anche dal punto di vista effettivo, si tratta di un sequestro in Italia mai verificatosi per questo importo, è una misura di prevenzione che non è di mafia, cioè una misura non qualificata, cosiddetta una misura di prevenzione ordinaria. E quello che ha giustificato la misura è proprio la caratura criminale dell'ICADA. I cui reati hanno riguardato soprattutto il settore fiscale, finanziario, tanto è vero che è imputato di riciclaggio, di evasione fiscale, di truffa in danno dello Stato. Quindi tutti questi, il patrimonio secondo noi è di provenienza illecita e come tale va sequestrato e poi eventualmente alla fine del giudizio confiscato. No, le aziende, come è stato già detto poco fa, rimangono vitali, efficienti, anzi addirittura si è verificato un incremento della produttività del 30%, malgrado gli amministratori abbiano dovuto regolarizzare tutti i dipendenti che lavoravano in nero e quindi hanno dovuto pagare i contributi, metterli in regola, ma malgrado ciò che ha importato un esborso evidentemente di denaro, la produttività delle aziende è andata bene, sono stati stipulati dei contratti con tour operator e quindi credo che sotto questo punto di vista non ci sia niente che possa preoccupare.